Buongiorno bimbacci. Allora, oggi ti scrivo. Facciamo se l'appoggio qui casca tutto. No, un po' di luce. Allora, dove siamo quest'oggi? Quest'oggi siamo da Augusto Golden Art. Quindi l'aggiornamento te lo faccio da qua. Cosa c'ho qua? Questa è una fascia per la postura, perché sono anziano. No, semplicemente perché quando sto al computer tutto ingobbito mi fa male il collo d'inverno. E quindi questo ti tiene un pochino le spalle indietro. Sembra, eh sì. Però, un po' da bambolotto. Guarda che bello questo effetto sfumato, tipo sostanze stupefacenti. Ah, si è appannati il vetro. Aspetta un po'. Fu, 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 fu. Ok, si è spannato. Allora, dove siamo? Siamo su Augusta, come vedi qua. Questa è la zona cucina. Lo sportellino è stato smontato. Dove è appoggiata adesso la fotocamera c'era uno sportellino che è stato smontato. Perché Veronica, come puoi vedere, ha depilato tutto il camper, ha tolto tutto quello che è la pellicola, e io quindi sto ripellicolando. Però questo è il colore che useremo per la dinette, che vedi qua. Anche qui, tolti gli sportellini, vanno rimontati. Prima di rimontarli però dobbiamo risistemare un attimo, ripellicolare tutta la zona, che anche qui è spellicolata. Qua giù c'è il letto dove abbiamo infilato due guanciolotti. Questo è il colore dei nuovi cuscini della dinette, come vedi è rosso, un rosso che si rifà diciamo al colore. Domani arriva la finestra, il finestrone quello lì, arriva il finestrone da montare. Devo sempre siliconare, scusate tutino, sto digerendo, devo ancora siliconare tutta la parte, in maniera tale che una volta che arriva il finestrone si silicona, si mette le pellicole e la dinetta è pronta. C'è da dire che il tavolino lo vogliamo fare per ultimo, perché prima finiamo di fare tutte le lavorazioni, poi ricoprirò il tavolino. Volevo fare un lavorino con la resina epossidica, comunque vedremo. Allora, sì, succetta perché c'è freddo, mi sono dimenticato di accendere la stufina sul camper. La matruma funzionante, ma non l'ho accesa. Allora, dalla parte invece di qua della cucina, il frigorifero sta funzionando tranquillamente a 220, funziona a 12. Bisognerà provarlo una volta montato qua a gas. Però sembra che averlo capovolto gli ha ridato comunque la vita. Aspetta un po' che abbasso qui se ci riesco. No. Abbi pazienza, ma sono appoggiato su un pezzetto di ferro. Quindi, la cucina cosa c'è da fare? C'è da rimettere tutte le pellicole, che è la prima cosa che faremo. Poi c'è da aggiustare un pezzettino che credo darò al Bauhaus da portare a saldare. C'è da fare una saldatrina a stagno su un pezzettino che va nei fornelli. Devo trovare delle guarnizioni larghe così, di cartone. Non le riesco a trovare, che servono da spessore per agganciare i fornellini. Quindi sistemare un goccino al fornellino, rimontare il miscelatore che abbiamo già preso tutto, punta a tazza e quant'altro. Ripellicolare, fino a fare gli sportellini, montare il frigo. C'è un po' di lavoro, ma c'è tutto. Tutto pronto per essere rimontato. Il problema maggiore lo abbiamo qua giù, amico mio. Qua giù, in questa zona qua, c'è l'armadio dove c'è l'impianto elettrico. Ti porto a far vedere, aspetta, ti tolgo da lì e mi faccio vedere se cammino piano, ma in terra, aspettami, ok, in terra come puoi vedere c'è questi pannelli qua che sono avanzi, e però vedi, sono lunghi e danno noia. Allora, purtroppo c'è poca luce. Comunque questo è l'impianto elettrico che avevo già fatto vedere. Qua c'è l'adattatore praticamente arriva dal pannello solare, arriva qua, da qua mi vado a ricollegare alle batterie e qua invece do l'energia al nostro pannello di controllo, che andrà sistemato perché c'era un vecchio pannello, va risistemato a modino. Qui va ritappato, qui ci farò qualcosina, uno spazzettino qua. E ora, come vedi, sto collegando. Questa è la connessione wifi, le luci dei led dove sono qua, vedi tutte qua, 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 qua. Insomma, devo fare tutti i vari collegamenti. Queste sono le ventoline di raffreddamento. Insomma, c'è un bel po' di lavoro dalla parte di qua, però anche qui siamo quasi giunti al termine. Dai, qui c'è tutto il sistema delle luci, tutti i fusibili, fusibili e fusibiletti. Quindi il lavoro procede, si va avanti, ci vuole un pochino di tempo. Una volta fatte queste cose, di cosa mi occuperò? Una volta fatte queste cose, non ci rimane che fare il pavimento, ma prima rifaccio tutto il bagno con una soluzione un po' particolare che vi farò vedere quando verrà costruita, che permetterà di raddoppiare le dimensioni del bagno senza perdere dimensioni nel camper. C'è da mettere i pannelli solari sul tetto e da acquistare le batterie. Ora, l'impianto elettrico viene strutturato tutto, poi con calma,
acquisterò le batterie e acquisterò i pannelli perché sono piuttosto carucci e quindi l'aspetto di essere tornato dal Japan Tour. Nel mentre farò comunque tutto il discorso bagno, che abbiamo già comprato i pezzi, si rifarà tutto il discorso bagno e il pavimento e il tetto, gli diamo una sbiancatina. Comunque ragazzi, i lavori procedono, la cellula abitativa dovrebbe essere pronta, come ho detto, per aprile-maggio, in maniera tale che si può andare a fare i primi girottoli e pescatottole di 2-3-4 giorni, però fatte diciamo in zona, magari Castelnuovo Garfagnana o comunque il Cerchio, Arno, da starci un paio di giorni. Poi mano a mano che una volta finita appunto la cellula abitativa si comincerà a lavorare sulla cabina e sul motore, su quelle cosine là, allora dopo ci si potrà allontanare anche di più, fare proprio veri e propri viaggi con il nostro Augusto Goldenheart. Quindi quest'oggi aggiornamento completo del daily su Augusto Goldenheart. E niente, ti ringrazio come sempre per aver visto il video. Se il video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare mi piace, commentare, condividere e iscriverti al nostro canale, il 2 e anche l'1 dove trovi i video delle pescate. Lì ci trovi un po' ovunque su tutti i nostri social, basta che cerchi Tenere di Pesca e siamo noi, o sul nostro sito web tenerdipesca.net dove trovi i viaggi organizzati dai Tenere di Pesca in giro per il mondo. Quest'ora attivo c'è il Japan Tour. Ma fra un paio di settimane, cioè più che fra un paio di settimane, a fine gennaio chiudo le iscrizioni perché dopo c'ho da programmare tutto e organizzare tutto. Quindi dove si andrà a fare trautaria e pesca della carpa in Giappone e dove puoi darci una mano se vuoi a supportare il progetto, che può essere appunto con le varie premium che trovi all'interno del nostro sito web. Detto questo, ti saluto, ti ringrazio, ci vediamo domani e ti ricordo come sempre il nostro motto, che c'è le rise. Ciao, vi bacio!